Sono stati più di 80 i premiati dalla Camera di Commercio di Lucca per la fedeltà al lavoro e il progresso economico. Dipendenti e imprenditori con più di 35 anni di attività e imprese storiche aperte da almeno 60 anni. Durante la cerimonia sono stati anche consegnati diplomi di maestro artigiano ai titolari di imprese che hanno creato nuove opportunità di lavoro nelle botteghe artigiane. Un appuntamento tradizionale quello della Camera di Commercio, che ha visto quest'anno un numero molto alto di premiati. La cerimonia è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dell'andamento dell'economia lucchese, che ha visto anche il 2016 come un anno particolarmente difficile per la piccola imprenditoria provinciale, a causa della contrazione della richiesta interna al Paese, come sottolineato nel suo discorso di apertura dal presidente dell'ente camerale Giorgio Bartoli. Indubbiamente però i dati di cui darò lettura anche stamani non sono i più positivi, ahimè. Purtroppo ci sono alcuni settori che sono colpiti, chiaramente l'edilizia è uno di quelli e un po' tutto l'artigianato, mentre invece quelli che sono i servizi e l'industria reggono e anzi crescono a ritmi anche in linea con quella che sono i dati italiani ed europei. E bisognerebbe che ci fossero indubbiamente alcuni regolamenti, non a livello neanche lucchese, bensì europeo, che soprattutto in termini di politica estera e di commercio estero, che possano aiutare veramente un po' quello che è il nostro mercato, perché oggi vediamo proprio un'economia a due velocità, quelle che riescono a esportare direttamente o indirettamente, questi ultimi sono quelli che sono al carro, sono al seguito di aziende che riescono a esportare, questi hanno indubbiamente delle performance positive, mentre invece chi purtroppo ha un raggio d'azione troppo domestico, questo soffre.